Ok, adesso vediamo altri stereo amplificatori, stavolta con FET, ma come vedrete sono abbastanza simili agli altri, i concetti sono piuttosto sì, simili. Vediamo il primo caso, lo stadio cosiddetto common source. E lo stadio facciamolo direttamente con l'RS, con la resistenza di source. E poi il caso in cui l'RS sia uguale a 0 lo consideriamo un caso particolare. Allora, com'è che funziona? Prendiamo un MOSFET per comodità, chiaramente non cambia niente in generale, ma vedete il ragionamento è esattamente uguale a quello che abbiamo fatto per i bipolari. Dunque abbiamo il MOSFET polarizzato, d'accordo? Vi ricordate, abbiamo bisogno di nuovo di un circuito di polarizzazione a quattro resistenze e poi dobbiamo attaccare nel caso common source, il source a comune, quindi comune tra in stadio ingresso e stadio uscita, facciamo come, aspettate, qui faccio un, mi faccio confondere, questo faccio una variazione qua, facciamo come facevamo con l'emettitore, una parte la bypassiamo e invece un'altra parte la lasciamo. Quindi qua mettiamo una CS, una capacità di bypass del source. Poi in ingresso qui mettiamo una capacità di accoppiamento del gate e il generatore d'ingresso, quindi si entra dal gate VS, questo lo chiamiamo RI, ma chiamiamo VRI invece di USRS per non confondersi col source. E poi qua mettiamo un altro connettore di accoppiamento e poi il carico. Ok, questa è la soluzione, quindi cosa vuol dire? CG e CD sono capacità di accoppiamento. CS è una capacità di bypass. Anche in questo caso le capacità sono scelte in modo tale che quella che noi chiamiamo centrobanda, in pratica alla frequenza del segnale, cioè il generatore d'ingresso si è attaccato al gate, il carico si è attaccato al drain e la resistenza di source sia parzialmente bypassata. Okay? Quindi questa è una scelta. E vediamo come è fatto il circuito di piccolo segnale a centrobanda. A centro banda. Allora, abbiamo detto, abbiamo il generatore d'ingresso. Questa è una massa. Poi qui c'è il gate e qui c'è dal gate c'è l'R1 e l'R2 in parallelo, diciamo che l'R1 e l'R2 in parallelo verso massa li chiamiamo RG. Poi abbiamo qui il source, tra source e massa c'è la RS1, questa qui è la VGS, questo è il generatore di corrente GM VGS, in parallelo c'è la RO, questo è il circuito equivalente del transistore. Questo è D e poi c'è tra drain e massa, c'è, se guardate qua, RD in parallelo RL.
e questa è l'uscita. Cioè, dovresti notare quanto assomiglia allo stadio common emitter, lo stadio emettitore comune, è praticamente lo stesso, cambia soltanto, l'unica cosa che cambia è che nel common emitter tra base e emettitore c'era HIE, c'era una resistenza, invece qui non c'è niente. Per il resto il circuito è esattamente identico. Quindi faremo presto a fare il calcolo. Come facciamo? Vabbè, facciamo tutto. VG è una partizione di VI, e VI per RG diviso RG più RI. E poi questa roba qua, come abbiamo fatto per lo stadio emettitore comune, trasformiamo questo equivalente in Norton qui nell'equivalente Thevenin corrispondente. Quindi dal generatore di corrente con in parallelo una resistenza ci portiamo a una situazione in cui c'è un generatore di tensione pari al prodotto dei due, GMRO VGS, in serie alla resistenza RO. E poi c'è RD parallelo RL. Quindi qui facciamo una trasformazione Norton-Thevenin. Questo qui è VS, questo punto qua. Allora, qui scriviamo l'equazione a questa maglia e cosa viene? Viene semplicemente che ID, che è questa corrente, ID, no, scriviamo l'equazione a maglia, GM RO per VGS è uguale a ID che moltiplica RO più RS1 più RD parallelo RL, ok? VGS è, scriviamolo per bene, VGS è VG meno VS, quindi è VG meno VS, ma VS è ID per RS1. Quindi scritta così ci può consentire di come dire, ricavare ID in funzione di VG. Qui possiamo scrivere quindi ID uguale GM RO VG che moltiplica RO più RD parallelo RL più RS1 che moltiplica 1 più GM RO. Bene, GMRO VG diviso R0 più RD per RL più RS1 per 1 più GMRO. Una volta che ho V, che ho ID, posso ricavare V. V è questa tensione qui, quindi è V è uguale V è uguale a meno ID che moltiplica RD parallelo RL. Okay, quindi abbiamo tutto, adesso possiamo scrivere V su VI. V su VI che cosa è uguale a V su VG per VG su VI. V su VG e V su VI, scusate, è V su ID per ID su VG per VG su VI. Scriviamo tutto, V su ID è questa roba qua, meno RD parallelo RL, per ID su VG è questo, quindi GMRO diviso tutto il resto, quindi GMRO diviso RO più RD parallelo RL più RS1 che moltiplica 1 più GMRO.
questo è il secondo pezzo, per VG su VI, che questo abbiamo già calcolato prima, è RG diviso RG più RI, per RG diviso RG più RI. E questa è la amplificazione. Allora, cosa possiamo dire? Beh, innanzitutto, se RS1 è abbastanza grande, beh, che cosa succede? Vedete, questo termine GM per RO può essere grande, tipicamente può valere una trentina, quindi può essere il termine dominante, questo fa sì che in pratica del denominatore conti soltanto RS1 per GMRO e che quindi tutta questa frazione diventi 1 su RS1. Quindi possiamo, in quel caso lì possiamo approssimare a V con meno RD parallelo RL diviso RS1 che moltiplica RG diviso RG più RI. È una cosa simile a quella che abbiamo visto avvenire per lo stadio a emettitore comune con resistenza sull'emettitore. Se in quel caso lì avevamo visto che se la resistenza sull'emettitore era abbastanza grande, veniva una amplificazione che era soltanto il rapporto di resistenze. Qui è lo stesso. Se è abbastanza grande, RS1 viene un'amplificazione che è circa il rapporto di resistenze. La parte che può variare in modo significativo del FET da esemplare a esemplare è proprio il prodotto GMRO. Quindi qui il vantaggio è analogo a quello che avevamo per l'amplificatore emettitore comune, cioè se questo prodotto GMRO è abbastanza grande con RS1, diciamo, ragionevole, si ottiene un'amplificazione robusta perché non dipende dal prodotto GMRO. Ok? Quindi è diciamo quello l'aspetto effettivamente vantaggioso. Si vede anche altrettanto bene che se quando RS1 sale, dunque se RS1 sale, AV scende. Quindi mettere l'RS1 ci dà un vantaggio perché ci rende più stabile l'amplificazione, ma ci fa ridurre l'amplificazione. Ok? Questo è un altro effetto. Poi nel caso particolare in cui RS1 sia uguale a 0, ovviamente abbiamo un'espressione più comoda, no? Viene praticamente, vedete, viene a V uguale, se questo RS1 uguale a 0, qui tra l'altro c'è il parallelo di RD, RL, RO, quindi viene meno GM per RO parallelo RD, parallelo RL per RG diviso RG più RI. Diciamo che abbiamo l'amplificazione massima in modulo e però più sensibile al prodotto GM per RO perché compare direttamente qua. Ok? Questa è una cosa uguale alla situazione che abbiamo visto con lo stadio CE. Ok, quindi è una situazione che abbiamo già in qualche modo apprezzato. E questa è per l'amplificazione. Fare il conto dell'amplificazione a vuoto è facile perché basta mettere l'RL infinito, quindi toglierlo qui dal parallelo. Vediamo invece le resistenze. Dunque, le resistenze sono relativamente facili perché la resistenza d'ingresso è banale. La resistenza d'ingresso è RG. Questo è banale perché se io guardo il circuito, vedete qua, è chiaro, il generatore d'ingresso vede soltanto RG. E quindi non dipende da altro.
Vediamo invece la resistenza d'uscita. Calcoliamo nel modo che abbiamo già visto prima, quindi Rout è VU a vuoto diviso la corrente di uscita in cortocircuito. La V a vuoto quant'è? Devo fare AV per RL che tende a infinito, che moltiplica per VI, questa cosa l'ho già vista, e la corrente di uscita, quindi AV per RL che tende a infinito, ora no, vado un po' più rapido, no, stavolta è questa qui con RL che tende a infinito, quindi nel parallelo basta rimuovere RL, ok, quindi poi sappiamo come copiarla. La corrente di cortocircuito sarà il limite per RL che tende a 0 stavolta, scusate, di V su RL, e cioè il limite per RL che tende a 0 di AV per VI diviso RL. Quindi ora qui posso copiare, vediamo un po' se porto RL a 0, che cosa succede qui? Nel parallelo mi rimane soltanto RL, mi viene meno RL per GMR0, e qua invece nell'espressione questo RD parallelo a RL, quando RL tende a 0 nella somma se ne va. Quindi devo togliere qua e qua. Va bene, non stiamo a fare, facciamo che scriviamo tutto quando facciamo il rapporto. Facciamo il rapporto, Rout uguale V0, questo. Quindi mi viene AV, beh, scriviamo per esteso, quando RL tende a infinito, VI, non lo metto perché tanto si semplifica col VI, diviso il limite per RL che tende a 0 di AV su RL. Ok, VI lo posso portare fuori dal limite. Uguale. Allora, beh, questo termine RG diviso RG più RI si semplifica tra sopra e sotto, quindi non è necessario che lo metta. Anche questo termine GMR0 si semplifica, perché vedete io ho una V numeratore e una V denominatore, quindi tutti i termini comuni se ne vanno. Che cos'è che mi rimane? Qui ho meno RD diviso R0 più RD più RS1 per quella roba là, quindi meno RD diviso meno RD diviso, no, R0 più RD, R0 più RD più RS1 che moltiplica 1 più GMR0. Questo è il primo pezzo che moltiplica, mi vengono inclinatele, ok, che moltiplica che cosa? E questa roba qua che ha RL col meno, stavolta qui questo parallelo fa R meno RL diviso questa roba qua che sta al numeratore, R0 più RS1 per 1 più GMR0, qui c'è un RL a dividere che va qua a moltiplicare, quindi questo e questo va via nel limite e rimane questa roba qua che è questa roba qua è un parallelo, no? Vedete c'è un parallelo delle resistenze più una somma, quindi questo viene Rout uguale RD parallelo RO più RS1 che moltiplica 1 più GMR. Qui dovreste notare che quando aumenta RS1, se RS1 aumenta, allora aumenta anche la resistenza d'uscita, aumenta.
Questo perché è importante vedere l'effetto di RS1. Invece, quando se RS1 è uguale a 0, nel caso di bypass completo, abbiamo che Rout è uguale a RD parallelo RO. Ok, va bene, vedete, tutto sommato si riesce ad andare veloci quando si è già visto l'altra situazione. Vediamo l'amplificatore stavolta a common drain. A drain comune. Ecco, l'amplificatore a drain comune è quello che deve ricordare molto l'amplificatore a collettore comune che abbiamo visto prima. In pratica, che cosa succede? Abbiamo il drain a comune, quindi il drain viene portato direttamente all'alimentazione in modo che per le variazioni sia comune tra ingresso e uscita. E poi abbiamo, cambio colore per farvi evidenziare la cosa, il generatore di ingresso che viene applicato tramite la capacità di accoppiamento al gate, e stavolta l'uscita la preleviamo dal source tramite di nuovo una capacità di accoppiamento. Questa è la situazione. L'uscita la prendiamo qua, il circuito di piccolo segnale fatto così. Il drain è questo, il source, perché è massa, no? Per le variazioni, il source lo metto qui, tra drain e source ho il generatore di corrente, GM VGS, dove VGS è questa tensione. E poi ho anche in parallelo a questo generatore di corrente la resistenza RO. Poi c'è la RS e poi c'è anche la RL. L'uscita la prendo qua. Beh, qui la cosa da osservare è che la tensione VS è uguale a V. Tensione source è proprio la tensione di uscita, no? Quindi qui che cosa ottengo? Beh, innanzitutto so calcolare VG, VG è una partizione di VI, e poi scrivo l'equazione alla maglia d'uscita. Vediamo per gradi, VG, VG è una partizione di VI, ok? E poi in uscita, torniamo un attimo indietro, equazione della maglia d'uscita è questa qua, quindi devo scrivere, vedete, V è uguale a GM VGS per questa resistenza, al parallelo di RO, RS, RL. Ok, quindi V è uguale a GM VGS per RO parallelo RD parallelo RL. Però qui ora mi ricordo che V era uguale a VS, e quindi no, aspettate, invece di scrivere così, faccio prima ricordarmi questo, che VGS è VG meno VS, quindi è VG meno V.
GM per RO parallelo RD parallelo RL, al posto di VGS posso scrivere VG meno V, perché V è uguale a VS. Allora vedete, questo, più che questa cosa qui che mi serve di meno, se la scrivo così posso ricavare V in funzione di VG direttamente. Ricaviamo V uguale a VG che moltiplica GM per RO parallelo RD parallelo RL diviso, io oggi riesco a farle dritte, diviso 1 più, di nuovo con la stessa cosa, GM RO parallelo RD parallelo RL. A questo punto posso scrivere l'amplificazione di tensione come tensione d'uscita diviso tensione d'ingresso, lo spezzo in due, posso scrivere V su VG per VG su VI, perché ho i due, le due frazioni separatamente. Quindi V su VG è questa roba qua, quindi GM per questa resistenza parallelo diviso 1 più GM per la stessa resistenza parallelo per questo partitore RG diviso RG più RI. Okay? Da osservare, e da qui si capisce la similitudine rispetto al caso collettore comune, AV, vedete, è stavolta è positiva, okay? Ed è per costruzione minore di 1. È minore di 1 in un modo piuttosto può essere molto vicino a 1, no? Perché l'uscita, questo, la prima frazione, se GM per quella resistenza è molto grande è praticamente 1, e anche la seconda, se l'RG la scelgo molto grande rispetto all'RI del generatore, può essere quasi 1. Quindi AV, come dire, possiamo avere, se scegliamo bene i parametri, AV circa uguale a 1. In quel caso il circuito si chiama inseguitore di source. Inseguitore di source. Perché in pratica la tensione d'uscita, che è la tensione sul source, è praticamente uguale alla tensione d'ingresso. In inglese si chiama source follower. Ecco, questo forse mi sono scordato di dirvelo nel caso del stadio a collettore comune. Anche nel caso dello stadio a collettore comune, se ce l'abbiamo ve lo aggiungo qua, così ce l'avete anche sulle note, anche nella situazione a collettore comune, molto indietro a questo punto, ma guarda lì, ecco qui, diciamo, se AV è circa uguale a 1, si chiama il circuito inseguitore di emettitore, perché la tensione inseguitore è praticamente una replica della tensione d'ingresso. Inseguitore di emettitore in inglese è emitter follower, letteralmente. È soltanto una cosa di nomenclatura, però insomma alle volte i nomi si trovano, quindi poi mi scappa detto, magari non ve l'ho presentato, quindi. Bene. Sì, appunto della verificazione qua, abbiamo visto la resistenza, qui c'è un RD, non è che c'è un RS nella formula. Sì, è scritto quando ho girato pagina ho copiato male, certo, parallelo RS parallelo RL, quindi è qui, sì, copiando da una pagina all'altra ho scritto male, ne correggiamolo, sì, è solo qui, è solo in questa pagina qua perché ho copiato male, e il parallelo è tra RS, RL, RL. RD non c'è in questo circuito, del resto.
Ok, va bene, posto così. Ok, allora, la resistenza d'ingresso, non c'è bisogno di fare il calcolo, tanto è sempre la solita RG, perché comunque il gate è staccato rispetto al resto del circuito, facciamo il calcolo della resistenza d'uscita. Allora, disegniamo il circuito, stavolta è un circuito abbastanza facile da disegnare, perché in pratica, diciamo che mi conviene fare calcolo della resistenza d'uscita da definizione invece che come abbiamo fatto le ultime volte, perché viene proprio facile. Quindi spegniamo il generatore d'ingresso, no? Messo in corto, quindi c'è RI e RG, questo è il gate, questo qui è il, dunque questo è il source, il drain a massa lo mettiamo qua, questo è GM VGS e poi c'è qui RO e RS in parallelo, giusto? Poi qui devo mettere il generatore, levo il carico, RL lo tolgo e metto qua il generatore di prova, giusto? Generatore di prova, corrente. Allora, qui è abbastanza semplice come cosa, tra l'altro è interessante farlo con la definizione perché c'è una cosa abbastanza facile da osservare e che torna comoda anche in altri casi. Dunque, si vede bene com'è la situazione, no? Se il generatore d'ingresso è spento, VG è uguale a 0, va bene? Se VG è uguale a 0, VGS, ok, è esattamente uguale a VG meno VS, e quindi con VG uguale a 0 è uguale a meno VS. Ok? Allora, in questo caso, guardate questa transconduttanza. Ecco, c'è un caso particolare in cui la transconduttanza diventa in realtà una conduttanza. Perché? Perché questo è il drain, questo è il source, questo è GM VGS, ma se questo è VS, questo è uguale a meno GM per VS. Allora, VS è la tensione applicata sul source. Questa corrente è meno GM per VS, vuol dire che in pratica c'è una resistenza di valore 1 su GM tra il source e massa. Quindi questa questo è un generatore di corrente controllato da tensione, perché è una transconduttanza. Doveva mettere in relazione la corrente tra questi due rami, drain e source, in funzione della tensione tra altri due nodi. Scusate, tra questi due nodi in funzione della tensione tra altri due nodi. Ma in questo caso particolare i nodi coincidono. Quindi quel generatore corrente mi mette in relazione la corrente che passa in quella tra massa e source in funzione della tensione che c'è tra massa e source. Quindi non è più una transconduttanza, è una conduttanza vera e propria. Okay, quindi io posso sostituire questo con un generatore di con una resistenza di valore 1 su GM, quindi cosa vede VP? Vede RO parallela RS parallela 1 su GM, va bene? Quindi in questo caso particolare la resistenza vista è RO parallelo RS parallelo 1 su GM. Nella maggior parte dei casi pratici questa roba qua, in questo parallelo, il termine di gran lunga più piccolo è 1 su GM, e praticamente è quello che conta. È un termine, 1 su GM è una quantità tipicamente molto bassa e viene qui una resistenza di uscita bassa. E se notate, come abbiamo visto già nel caso di collettore comune. Quindi diciamo che in pratica vale molto bene il parallelo. Il common source si comporta come un emettitore comune, il common drain si comporta come un collettore comune. È cambiato il dispositivo, ma cioè, più o meno il funzionamento è quello. Allora, cioè, per concludere questa parte qua, facciamo quel riassunto che abbiamo già visto, no, mettiamoci fra quella tabellina, abbiamo in pratica tre tipi di circuito con FET, distinguiamo per comodità common source con resistenza sull'emettitore se, sul source e senza resistenza del source, quindi common source
scriviamo qui senza RS, common source con RS e common drain. E poi andiamo a distinguere l'amplificazione, la Rout e l'Rin. Allora, questo è minore di 0 e questo è maggiore di 0. E poi in realtà abbiamo questa situazione alta, media e bassa. No, in particolare qui è minore di 1. Poi media, perché abbiamo visto che quando metto la resistenza sul source si abbassa l'amplificazione, quindi è tutto relativo. La resistenza d'uscita come è fatta? La resistenza d'uscita è media senza l'RS, è alta con l'RS, perché vi ricordate, l'RS fa aumentare la resistenza d'uscita. Abbiamo visto, aspettate, ve lo voglio far notare perché magari... Ecco qua, l'avevo fatto vedere, no? L'RS, se c'è, vedete, aumenta la resistenza d'uscita. Quindi, per distinguere, scrivo media e alta, che è alta, invece è bassa quando... abbiamo un common drain, come abbiamo appena fatto il conto, e invece la resistenza d'ingresso è praticamente la RG sempre in tutti i casi, quindi mediamente alta dappertutto. Ok, qui facciamo una cosa, facciamo così, via. Questo è divertente. Che si può fare? Ecco, questa è praticamente, diciamo, alta in tutti i casi, è sempre la stessa, vale RG. E il regime la posso scegliere alta quanto voglio, in pratica. Di nuovo, chiaramente voi potete mettere l'espressione esplicita se vi serve per ricordarvela, poi in generale a me poi importa soprattutto ricordare dove è più alta, dove è più bassa e così via.